Vizzerò Michela Manere, il nuovo zio, guarda. Che sì, mio padre, che la ieri stiamo fuori un bar tutti e tre. Padre, non fu mai cannella. Sempre sfortunato, guarda, pare che rido. Guarda là, va. Di meno vogliamo rispondere ancora. Aldo. Povero, ma sempre sfortunato è stato Sempre questo mio. sfortunato, ui. Niente di meno faceva amore, avete il corno da Non innamorare. ricordo, ma poi l'infarto, due o tre Si botte. sposò, avete il corno pure la moglie. Due o tre botte l'infarto, si scusava. Infarto, l'infarto. E Ho poi detto opposto. Ricadusso. Un figlio carcerato. Sempre Oh, sfortunato. scappagliati. Eppure la morte, come si può fare? Chi la va a morire, chi la va a morire? È stato sfortunato pure che la morte. Ma perché, come è morto? E noi, come l'abbiamo? Allora se ci capite pure, se mi faccio la moglie, asciamo a parente. No, tu, asciamo a pasta. Ah, tu mi devi credere, ho veramente non ci piacere di vedere, erano 7-8 anni che non ci vedevo. È vero. È stata una gioia a te vedere. Mi fa piacere, pure a me. Saluto. Allora, io stavo passando innamorata tua. Era innamorata mia. Era, a tu avresti fatto buona alla lassà, che lei era proprio una zoccola. Ma è mia moglie. Maresciallo! Dite, capitano! Tengo un'impressione. Che è successo, capitano? Secondo me tengo il diabete. Oh, mi dispiace, una brutta malattia. Ma perché avete sempre sonno, capitano? No, tengo sempre sete, tanto è vero che mi devo mettere un bicchiere d'acqua ogni notte vicino al comodino. Ah, oh, mi dispiace. No, invece, capitano, io credo di stare proprio bene, il diabete non ce l'ho. E perché? È perché pure io la notte, quando vado a letto, metto due bicchieri sul comodino, uno pieno d'acqua e uno vuoto. E perché? Se tengo sete, mi bevo i cucine. Se non tengo sete, mi bevo un vacante. Buongiorno capitano! Maresciallo, dite! Capitano, auguri prima di ogni cosa! Grazie! E dato che oggi è il vostro compleanno, capitano mio, mi sono permesso di portarvi un regalino. Di che si tratta? Un pensierino, so che voi siete un amatore della buona musica. Certo! E vi ho comprato un CD di Mario Da Vinci. Mario Da Vinci? E chi è? Oh, non conoscete Mario Da Vinci? Il papà di Sal Da Vinci! Sal Da Vinci? E chi è? Oh mamma mia, non conoscete Mario Da Vinci, non conoscete Sal Da Vinci! Capitano, ma siete italiani! Certo che sono italiano, sono italiano e conosco solo a Leonardo da Vinci. Oh, bene. E che canzone canta? Capita, voi siete un uomo così bravo, così generoso, vi voglio bene, eh? Aiutatemi con quel trasferimento, mi voglio avvicinare a casa. Va bene, subito, però devo riempire la scheda personale vostra. E qual è il problema? Dite. Nome. Nome? Vincenzo. Cognome. Della Mazza. Sesso? 3 volte alla settimana. Brigadino, non intendevo questo sesso. Maschio o femmina? Maschio, femmine, qualche volta anche da solo. Guaglianulo, accomodatevi! Maresciallo, vi posso ringraziare per il permesso che mi avete concesso. Ma voi lo meritate, Guaglianulo, voi siete un carabiniere serio, preciso, e quindi quando si può fare un piacere uno ve lo fa con piacere. Ma spiegatemi una cosa, perché avete voluto questo permesso e venire poco prima? Perché a ruota io? E devo andare alla stazione, devo andare a prendere il treno. Ah, capito. Anzi, vi volevo chiedere, sì. Sapessero per caso a che ora parte il treno delle 11:45? Il treno delle 11:45, se non mi sbaglio, a mezzogiorno meno un quarto. Quasi. Capitano, prego. Signore, buongiorno. Comodo, comodo. Grazie, siete sempre molto gentili. Superiore, ditemi una cosa, stavo innanzi per voi, volevo sapere il risultato del vostro esame. Male, mi hanno bocciato in geometria. In geometria? E perché? Che mi hanno chiesto? E quello mi hanno chiesto un robo. E beh, voi che avete fatto? Ce l'hai fatto. Rum, rum. Ah, superiore, mannaggia, la capa vostra, però ve la siete meritata la bocciatura. E perché? Chi le mi ha un rombo? Sì. E voi ne avete fatto due. Rum, rum. Padre, padre. Dimmi, figliuolo. Padre, ho un dispiacere nel cuore troppo grande. Un mese passato, 30 giorni fa, è morta moglie ma Cicetta. Ah, mi dispiace. Ma ricordate Cicetta? Come no, come no? Perché la maniera sera mi avete detto è morto. Ma fa un mese, ha volesse farci di trigemina. Trigesimo, trigesimo. Sì, sì, trigemina, che è morto. Ha volesse farci di messa bella cantata.